Ciao, io sono Elisabetta Tulli, in questo spettacolo interpreto il ruolo di Jo, che è la moglie di Davide, interpretata da Gianni Fantoni, ed è una donna che ama molto e che riesce in questo momento di grande difficoltà per suo marito, che è una difficoltà non soltanto lavorativa ma anche umana, proprio di capacità di gestire anche il rapporto con la moglie, cerca di fare qualsiasi cosa per aiutarlo, sia spronarlo che sostenerlo. Mi piace molto perché è una donna vera, una donna che ama un uomo particolare, no? E quindi rappresenta la donna che ama l'amore come incontro di anime che vanno al di là dell'aspetto fisico o della situazione sociale che stanno vivendo. Quindi è una grande fortuna per me rappresentare questa donna in uno spazio molto piccolo di scrittura teatrale, ma che lascia aperto tanto, tanto sentimento. Quindi per me è proprio una fortuna. Sono Laura Di Mauro, interpreto Vittoria Parisi, moglie di Aldo Parisi, capo del personale, interpretato da Luca Ward, personaggio divertentissimo, all'inizio un po' sopra le righe, donna abituata comunque ad avere accanto a sé un marito che guadagna a capo del personale, quindi ha una posizione, ha un tenore di vita alto, vanno a fare dei viaggi, gli piacciono i bei vestiti, le belle borse, tutto quello che può sembrare superficiale, ma che poi si rivela innamorata, persa di questo marito che nel momento di difficoltà non le dice che ha perso il lavoro e lei reagisce in una maniera forse inaspettata per come si presenta il personaggio all'inizio, reagisce con l'amore e con la forza, perché anche se sono ruoli piccoli quelli delle donne, però sono dei ruoli fondamentali perché sono la forza di quegli uomini. E quanto avete trovato di voi nel ruolo che avete interpretato? Guarda, ti devo dire la verità, io non lavoro mai avvicinandomi a me stessa, perché per me il lavoro che faccio è la grande possibilità di giocare e quindi di immergermi in una nuova personalità. Quello che mi fa piacere vivere ogni sera è appunto questo essere profondamente innamorata di quest'uomo e di cercare in ogni modo di dargli una spinta e poi secondo me alla fine gli fa una dichiarazione d'amore unica che spero vedrete a teatro. Quindi per me non c'è tanto di Elisabetta, ma c'è molto del mio lavoro attoriale.